un altro momento per dare sviluppo al commercio. È un'occasione per accendere un riflettore su un pezzo importante delle nostre attività economiche, il sistema dei pubblici esercizi, oggi in particolare quello delle gelaterie. Il gelato è un prodotto tipicamente italiano, tipicamente toscano, perché il gelato è nato all'epoca dei Medici più o meno da queste parti, e noi oggi appunto vogliamo invitare tutti gli aretini a segnalarci qual è la gelateria preferita. Lo si farà attraverso la Nazione, perché acquistando il giornale troveremo da dopodomani, da giovedì 26, un coupon col quale sarà possibile indicare quella che si ritiene la gelateria migliore della provincia di Arezzo. E la Nazione pubblicherà periodicamente la classifica, in modo che sia possibile tenere d'occhio la situazione. Sono tante le gelaterie in provincia di Arezzo, tutte mediamente di buon livello e di grande qualità, e l'unica condizione per poter partecipare all'iniziativa è che si tratti di gelaterie artigiane con la produzione propria, quindi il gelato industriale lo lasciamo ad altre iniziative. Io dico sempre, i turisti, gli stranieri che vengono dalle nostre parti non vengono solo per ammirare gli affreschi di Piero della Francesca o lo straordinario patrimonio artistico e culturale, vengono anche per condividere uno stile di vita, il nostro, che a torto o a ragione è ritenuto il migliore al mondo. E il gelato è un pezzo del nostro stile di vita. Non ci togliete il gelato, sennò diventiamo svizzeri, danesi, senza nulla togliere agli altri paesi. Noi siamo italiani, orgogliosi di esserlo.